Un bilancio pluriennale da 350 milioni. Alla via la manovra di giunta. Via libera della giunta comunale al bilancio di previsione 2018, l'esecutivo guidato da Francesco Italia ha approvato sia lo strumento di programmazione economica per l'anno in corso che il pluriennale, oltre al piano di alienazione delle opere pubbliche e quello delle valorizzazioni. Il bilancio di previsione sarà adesso inviato sia al Collegio dei Revisori dei Conti che alle commissioni consigliari che dovranno rilasciare i pareri. Complessivamente si tratta di una manovra da 350 milioni di euro tra spese correnti e spese in conto capitale e secondo quanto comunicato dal Vermex consente di garantire la sostenibilità dei servizi obbligatori e dei servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione. In un quadro di cui solo in Sicilia ci sono 29 comuni in dissesto e 35 in predissesto, ha spiegato il sindaco Francesco Italia, il nostro comune è riuscito a mantenere i conti in ordine e una relativa serenità. È chiaro che non si tratta ancora di una manovra che esprime tutto quello che vuole fare la mia amministrazione perché ci siamo insediati a giugno. Il bilancio di previsione 2018 è stato illustrato questa mattina nella sede dell'assessorato comunale alle politiche sociali in Via Italia. Come sempre avviene quando c'è un cambio di amministrazione, il bilancio di fatto si trova quasi già speso, è una cosa assolutamente normale. Siamo contenti di essere riusciti, nonostante le difficoltà, a garantire i servizi essenziali, a garantire quelle fasce di popolazione più fragili e siamo molto soddisfatti che siamo riusciti a dare qualche piccolo segnale importante su temi che a noi stanno molto a cuore. La scuola innanzitutto, 600.000 euro sulle manutenzioni di tutte le scuole comunali, 200.000 euro sugli asili nido e poi 300.000 euro sulla manutenzione del cimitero, perché chiaramente il cimitero, lo sappiamo tutti, ha un grande bisogno di manutenzione, quindi progressivamente dare da un lato sicurezza, dall'altro dignità ai luoghi che io considero tra i più importanti di tutta la città. È chiaro, abbiamo fatto un lavoro e anche questa conferenza lo dimostra, ci vogliamo e vogliamo continuare a muoverci nell'ambito della partecipazione e della trasparenza, e quindi l'idea di identificare le voci di costo e di raggrupparle anche per settori relativi è, come dire, esprime il desiderio e la necessità di rendere intellegibile il bilancio non solo al Consiglio Comunale a cui andrà, ma anche ai cittadini, perché è molto importante che i cittadini condividano e comprendano qual è il contesto complessivo nel quale ci si muove. Sacche di evasione fiscale piuttosto importanti, come pensate di risolvere questa lacuna? Ma il tema è un tema che riguarda l'intero paese, ci sono 97 comuni siciliani in rosso in questo momento, di cui 25 in dissesto e circa 37 in predissesto, quindi diciamo che le condizioni complessive delle amministrazioni, anche di quelle molto vicine a noi, abbiamo tutti sentito quali sono le condizioni di Catania, sono estremamente difficili. È chiaro che il tema della evasione è il tema fondamentale, il comune di Siracusa è in questo momento capofila di un progetto che stiamo realizzando con altre città italiane, con una fondazione dell'ANCI che si chiama IFEL, siamo andati con l'assessore Loia, con l'assessore al bilancio e ai tributi a relazionare su questo, l'impegno sarà complessivo perché è chiaro che quello che poi una città riesce a restituire in termini di servizi dipende in maniera, come dire, evidente e corposa proprio da quanto poi si riesca a incassare. Senta sindaco, in un contesto di bilanci regionali Siracusa un po', come dire, si eleva rispetto agli altri che sono in grave dissesto, ma questo bilancio pluriennale naturalmente, come ha detto poc'anzi in corso della conferenza stampa, si inizia dalle periferie, si inizia appunto da qui dall'assessorato ai servizi sociali per dare un segnale alla collettività.
ma è un segnale flebile oppure è un segnale che può dare una speranza alla città? No, non so se sia un segnale flebile o meno, è sicuramente un segnale, è un segnale di vicinanza a tutta la città. Io oggi mi trovo qua anche perché ho deciso di inaugurare il ricevimento del sindaco in altri luoghi che non siano Palazzo di Città, e quindi oggi siamo qui all'assessorato alle pari opportunità sociali di Via Italia, sarò a Cassibile, a Belvedere, nei vari quartieri, perché questa è una giunta che vuole essere a contatto stretto con i cittadini. Continuiamo a farlo, pensiamo che sia importantissimo farlo. Le somme destinate al cimitero, parliamo di 300.000 euro per le manutenzioni, vengono proprio perché quando siamo andati a fare i sopralluoghi di cimitero sono stati tanti i cittadini siracusani, come noi siamo, che hanno chiaramente ci hanno chiesto di fare degli interventi sul cimitero, ma è chiaro che le priorità di Siracusa sono talmente tante che non saremo e non siamo in grado in pochi mesi di provvedere a tutte. Abbiamo individuato delle priorità, le priorità sono scuole e cimitero. Il cimitero rappresenta la memoria e l'identità della nostra città e quindi tutte le famiglie siracusane si ritrovano nel cimitero nell'ottica di quella continuità ideale di cittadini siracusani. E le scuole sono il luogo in cui i nostri giovani, i miei cittadini preferiti, li chiamo sempre, le nuove generazioni crescono, si sviluppano. Abbiamo un livello di qualità dell'insegnamento altissimo, adesso dobbiamo cominciare ad alzare il livello di qualità degli edifici scolastici, alcuni dei quali non vengono manutenuti da parecchio tempo, alcuni edifici saranno e sono stati già finanziati con fondi non comunali. Tra i fondi comunali abbiamo inserito questi primi 600.000 euro per le manutenzioni, prima la sicurezza dei nostri figli e dei nostri cittadini più giovani. Senta, sindaco, la città sconta, ahimè, un ritardo atavico, giustamente non siete voi ad un tratto con la bacchetta magica a risolvere tutto, però è un segnale di maggiore dialogo, di maggiore comprensione, un segnale soprattutto di profondità, di programmazione, si può dare alla città? Si deve dare, c'è una parola che a me piace parecchio, che è la parola fiducia, e la fiducia si costruisce, la fiducia non ti piove improvvisamente dal cielo, e la fiducia si costruisce con la trasparenza, con la disponibilità. L'ho detto prima proprio a lei, direttore, in conferenza stampa, io credo che questa città debba fare un lavoro importante di ricucitura complessiva, non solo tra le periferie, ma di pacificazione. Dobbiamo ritrovare quei valori di comunità che sono fondamentali per la costruzione del futuro di questa città. Nessuno di noi vuole o mai nasconderà la testa sotto la sabbia non affrontando i problemi vanno non raccontati, vanno affrontati e risolti. Se non si riesce a risolverli, perché sono problemi giganteschi, si comincia a costruire la risoluzione di quel problema. L'importante è non stare fermi, l'importante è non creare polemiche futili e strumentali che servono solo a alzare fumo, ma che i propri problemi rimangono lì sul tavolo. E questo si fa quando una comunità è unita, e quando parlo di comunità parlo della giunta, parlo di questo splendido consiglio comunale, che è un nuovo consiglio comunale, un consiglio comunale che avrà una parte importantissima nella approvazione della proposta di bilancio, perché ricordiamolo, il comune fa una proposta di bilancio che poi sono i consiglieri comunali che devono approvare. La comunità si costruisce a scuola, la comunità si costruisce nei luoghi di tutte le istituzioni siracusane. Senta, tre domande secche, signor sindaco. Il porto di Siracusa, no? L'ospedale di Siracusa, la problematica dell'igiene urbana. Andiamo con ordine. Porto di Siracusa. Porto di Siracusa, il porto, noi siamo stati fondati nel 734 a.C. Siamo stati colonizzati da questi marinai greci che arrivavano da Corinto. Il porto di Siracusa quindi è la nascita della nostra città. In questi anni abbiamo quasi, ora spero che veramente a brevissimo completeremo dei lavori importanti di riqualificazione del porto. Stiamo e abbiamo messo le somme per la relazione del PUDM,
abbiamo avviato diversi contatti per, come dire, sviluppare ulteriormente le potenzialità legate al porto della nostra città, anche in un'ottica di sistema, perché non dobbiamo dimenticarci che ci troviamo in un'area vasta del sud-est in cui la portualità di Siracusa può e deve avere una grande presenza e quindi giocare un ruolo importante. E la stazione marittima? La stazione marittima è un progetto splendido, ne ho parlato col presidente della regione siciliana Musumeci credo una settimana o 10 giorni fa, è un progetto che ci sta particolarmente a cuore proprio nell'ottica di questo sviluppo, anche perché le varie compagnie di bandiera che hanno espresso già il desiderio di stare e venire a Siracusa devono anche poter contare su una progettualità importante che ha bisogno anche delle infrastrutture importanti come quelle della stazione marittima. La seconda domanda è la fioritura del nuovo ospedale. Ecco, questo è un altro tema centrale che mi sta molto a cuore come primo cittadino, perché tutti i cittadini siracusi aspettano. Come la margherita, pizzuta sì, pizzuta no. Ma io ritengo che dobbiamo leggere semplicemente le carte. Nel Consiglio Comunale ha indicato più volte, senza voti contrari, un'area. Quest'area è in parte un'area comunale, in parte l'ex UNP per ciò che riguarda i servizi di parcheggio, area verde, in parte un'area privata. Ed è l'area che fu individuata già nel piano regolatore del 2007 e anche precedentemente. Io non sono particolarmente innamorato di una soluzione o di un'altra, però sono innamorato della realizzazione dell'ospedale e quindi l'ho detto molto chiaramente, l'ospedale va realizzato e certamente non sarà questa amministrazione che cercherà cavilli che possano ritardare l'ampia e completa disponibilità del Presidente della Regione Musumeci, che mi sento di ringraziare personalmente, che ha dichiarato di voler mettere la prima pietra a questo ospedale. Dal momento quindi che l'area è già individuata, ora chiaramente la settimana prossima ci sarà, ho visto un ordine del giorno legato a questo tema, ritengo verosimilmente che i problemi che vengono segnalati riguardo alla viabilità possono essere superati sulla base di una infrastrutturazione che sarà conseguente e conseguenziale rispetto alla allocazione e alla costruzione del nuovo ospedale. La città lo desidera, la nostra amministrazione tutta lo desidera, perché è arrivato il momento di costruirlo. Però è chiaro, qualcuno dice che è pregiudizievole il fatto della scadenza, appunto della decadenza del primo livello dell'ospedale di Siracusa, nel senso di creare un ospedale di eccellenza. Lei mi vuole provocare perché sa che io ci tengo moltissimo. Ecco, io voglio, come dire, voglio toccare a lei un nervo scoperto, sì, naturalmente, sì. Che è chiaro che sostanzialmente questa oggettiva richiesta di rifare sulla pizzuta, su un progetto ventennale, vecchio, superato dai tempi, superato oggettivamente da una fase territoriale che è cambiata e mutata, dove 20 anni fa c'era una sola casa, 20 anni fa passavano solo auto. Oggi naturalmente quella zona è soffocata dal traffico, soffocata da un sistema di cose che non va più bene, quindi in quest'ottica, anche alla luce delle nuove tecnologie che sono imminenti, del nuovo sistema ospedaliero, dove da un piccolo bomboniere può essere un gioiellino che può servire a tutta la provincia. Servirà tutta la provincia a seconda del livello di qualificazione delle funzioni che verranno integrate. Anche territoriale? Non c'è dubbio, ma il Consiglio Comunale che ha individuato l'area non è un Consiglio Comunale di 20 anni fa, è un Consiglio Comunale che ha individuato l'area nel 2017. Ma quindi, su strutture vecchie, voglio dire, su cose vecchie? Il progetto va chiaramente riadattato, lo spazio c'è, saranno i tecnici a parlarne, l'ASP non si è espressa in maniera contraria rispetto al luogo e ribadisco, il finanziamento del luogo in ospedale con tutta probabilità potrà al contrario stimolare quella nuova
progettazione infrastrutturale, quindi anche viaria, che darà la possibilità a questo ospedale di essere facilmente raggiungibile da tutta la provincia. Brevemente, c'è la vicenda dei servizi di igiene che langue, no? È lacunosa, per tante motivazioni, è partita male, è poca informazione. Naturalmente adesso c'è una gara che è stata aggiudicata ai primi 6 mesi. Alla luce di questo il territorio soffrirà, voi avete l'occhio vigile su questa situazione, che prospettiva vi siete posti? Ma la prospettiva è di dare alla città finalmente un servizio di igiene urbana degno di questo nome, con le strade che vengono spazzate come prevede il capitolato, con con gli impegni che si rispettano, impegni contrattuali che si rispettano e soprattutto con la prospettiva di avviarci a un nuovo capitolato che, facendo tesoro del precedente, risolva alcune delle criticità che, come ovvio, un capitolato del 2014 si trova a scontare visto il lungo tempo trascorso. Ma di questo capitolato ne ha fatto le spese anche l'IGM? Ma l'IGM più che altro ritengo che abbia fatto le spese del fatto che c'è stata una sentenza che prima ha obbligato l'amministrazione comunale ad affidargli il contratto nonostante fosse arrivata terza alla gara, e poi che invece ha di fatto invalidato la gara complessiva, e quindi chiaramente l'IGM ha sofferto il fatto di aver avviato degli investimenti sulla base di un impegno e quindi di un contratto pluriennale ed essersi trovata dopo circa 9-10 mesi con una gara di cui non era più titolare, e di questo ne paghiamo le spese tutti. Lei saprà che io mi sono recato anche dal prefetto, le aggiungo che stiamo immaginando di fare un intervento sostanziale anche sulla vigilanza urbana, ma è chiaro che ancora non tutta la città è stata raggiunta dalla raccolta differenziata, come invece da progetto, da impegno avrebbe dovuto essere coperta a giugno. Quindi abbiamo molto presenti la situazione in cui la città versa, e le posso anche aggiungere che le budella mi si attorcigliano, però bisogna guardare avanti, restare fermi e avere la consapevolezza che facendo tutti gli sforzi possibili all'interno di ciò che ci consente la legge e l'ordinamento giuridico di fare, anche sul problema dell'igiene urbana a Siracusa daremo dei segnali molto importanti. Grazie direttore.